Cari amici e devoti di Santa Maria dei Miracoli, vi raggiungo da questo santuario della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a San Felice del Benaco sul lago di Garda, perché è l'occasione per parlare anche dei pellegrinaggi che dopo il tempo della pandemia, come santuario di Santa Maria dei Miracoli a Morbio Inferiore, organizziamo uno in avvento, uno in quaresima, uno a conclusione dell'anno pastorale come quello di oggi, mercoledì 8 giugno, e uno all'inizio del nuovo anno pastorale. Pellegrinaggi che sono da considerare in tre dimensioni, uso questa espressione. La parte mistica, sempre un momento di spiritualità, un momento religioso anche sul pullman mentre si raggiunge il santuario, e poi il culmine della giornata, la celebrazione dell'Eucaristia, accolti dai diversi rettori nei diversi santuari. Poi la parte mastica, si sceglie sempre un bel luogo, un buon ristorante dove siamo accolti, dove siamo anche serviti bene in un pranzo conviviale, e poi nel pomeriggio un momento ricreativo. Esempio, nell'esperienza di oggi pomeriggio ci recheremo nella bella cittadina fra le mura di Sirmione con anche un giro in barca. Questo perché il santuario di Santa Maria dei Miracoli di Morbio Inferiore raccoglie i pellegrini regolari, i pellegrini saltuari, i parrocchiani di Morbio, i pellegrini del Mendrisiotto, della diocesi di Lugano e anche della vicina Italia. E allora è anche bello fare esperienza dal santuario di Santa Maria dei Miracoli al santuario di, per fare esperienza proprio anche dello stare insieme, della convivialità, pregare insieme, mangiare insieme, conoscerci, parlare del più e del meno, proprio in un clima di fraternità e di amicizia, proprio come Gesù ha insegnato ai suoi discepoli e oggi vuole insegnare anche a ciascuno di noi. La Madonna, venerata in questo luogo col titolo di Madonna del Carmelo, venerata in altri luoghi con tanti titoli che noi comunemente chiamiamo le litanie, ci sorregga e ci protegga sempre nel cammino della vita.